Ad Agrigento oggi, per quel che riguarda la raccolta o meno della spazzatura, sembra di ritrovarsi in differenti città a seconda delle zone e dei quartieri. E questo l'effetto dello sciopero dei netturbini al secondo giorno di astensione di quel 30% dei lavoratori che ha deciso di incrociare le braccia. Così questa mattina lo spettacolo offerto ai turisti appena scesi dai pullman dinanzi alla Valle dei Templi è stato quello di cumuli di spazzatura, turisti che si sono potuti rincuorare passeggiando nel salotto cittadino dove invece i rifiuti sono stati raccolti e i cassonetti sono vuoti. E se ad Agrigento e negli altri comuni del Lato Gesa G2 per il momento non è emergenza, all'Icata e negli altri centri della Dedolo Ambiente la situazione rimane molto complessa. Come si vede dalle immagini, i cumuli di immondizia invadono le strade e non mancano i pericolosi roghi notturni. Il liquidatore della Dedolo Ambiente, Rosario Miceli, risponde al sindaco di Licata che diffidava la rimozione dei rifiuti nel comune e che in caso di inadempienza si era detto pronto ad affidare il servizio d'altra ditta con ribaltamento dei costi in capo alla Dedolo Ambiente AG3. Il liquidatore dice al sindaco che lui avrebbe dovuto esclusivamente far fronte al suo debito nei confronti della società che a oggi ammonta a circa 6 milioni e 500 mila euro. Intanto gli ambiti territoriali cercano i fondi necessari per affrontare l'emergenza, ma non è per niente semplice. La complessa situazione in provincia può essere superata solo con il contributo di tutti gli enti locali. E così la provincia regionale di Agrigento, su iniziativa del presidente Eugenio Dorsi e degli assessori al bilancio e all'ambiente Marchetta e Schembri, si dice disponibile ad anticipare alcune somme alle tre società d'ambito. In particolare rendono noto che si sta provvedendo alla liquidazione anticipata del 30% delle somme destinate alle stesse società per la pulizia delle spiagge, valutando anche forme di anticipazione sulle spese generali di funzionamento delle società d'ambito. Dal canto suo il presidente Dorsi richiama ad un atto di responsabilità i vari comuni nell'ottica di evitare con ogni sforzo possibile l'interruzione del servizio di raccolta.